l'idea della settima onda è nata attraverso l'incontro che ho avuto io con un pescatore che mi ha lasciato molto, mi ha profondamente colpito e preso un appunto, mi ricordo, e disse a me stesso, guarda un po', incontro un pescatore di Gaeta che gestisce una trattoria, per poco sa più lui di cinema e che io, insomma, mi sembra una cosa particolare e strana. Da lì quello fu poi lo spermatozoo del film. Poi io, per raccontare l'emozione di quell'incontro, ho dovuto sceneggiare, incastonarlo in una storia. E quindi è venuto fuori la sceneggiatura. Ho voluto mettere dentro a questa storia la precarietà del lavoro, ho voluto mettere senz'altro l'amore per il cinema, gli amori, le morti, le nascite, insomma, quello che è un po' la vita, no? Avrei voluto girare questo film negli anni 50, ma questo non era possibile perché il costo lievitava enormemente. Quindi, però io volontariamente non ho, ho evitato quella che è la tecnologia avanzata ormai, che mette un po' spavento, no? Quindi ho evitato cellulari, computer, sta roba qua. E audacemente ho messo dentro invece una lettera come si faceva una volta, scritta da Haber, che poi imbucata nell'apposita buca delle lettere, che è diventata un pezzo da museo, no? Ormai. E l'ho voluto fare proprio perché comunque i sentimenti si raccontano, secondo me, con il tempo passato, non con il presente, no? Un SMS, un WhatsApp sarebbe stata una tragedia. Quindi non ho fatto questa scelta. Tutto io ho immaginato di creare un'atmosfera pirandelliana. Mi è sempre piaciuto Pirandello dai momenti della scuola, dalle elementari, medie, liceo, insomma. Ho avuto la fortuna come attore di recitarlo tante volte. Quindi come punto di riferimento, ecco, ho cercato un'atmosfera appunto pirandelliana. Io non so se sono riuscito in tutto questo, però sicuramente l'amore per il cinema, la passione, il sacrificio mi hanno portato a questo risultato. Ora, piaccia o non piaccia, io non c'entro più nulla. Grazie.